sono partiti in quarta con la draft dopo la peggiore cerimonia dei mondiali della storia. Giusto? Molto deluso, ragazzi, molto deluso dalla cerimonia, ma non sono qui per la cerimonia, ragazzi, sono qui per il sangue. Vediamo la draft, ragazzi. Khan first pick, è infinito. Che è finito, Khan prende le blank per Showmaker, ragazzi, 1-0 per i Damwon, si vola. Ban a figlio, Snami, Lissandra, EDG, Lissin, TF, Yumi, le blank, Zix per Ghost, vanno di confidence champ, ragazzi, molto bene questa draft qua per i Damwon. Partiamo già alla grande, pick loro, sappiamo benissimo, le blank è il pick confidence di Showmaker, sappiamo bene Ghost con Zix, rompi i coglioni, levano Jin anche loro dalle mani dei Damwon, come hanno fatto i T1. Scout, stessa risposta che faceva Faker dopo Lissandra, ma Lissandra in questo caso è bannato, giusto? Abbiamo un Ryze mid, perfetto, seconda man phase, ci sono i top laner open per Khan, pick ovviamente. Piccano ovviamente prima gli EDG. Vediamo, c'è Jace, c'è Graves, c'è Kennen. Talon ban, Kennen ban da parte dei Damwon. Ovviamente, ragazzi, Kennen non finirà mai nelle mani degli EDG, perché ovviamente il top laner Flandre non è male con Kennen, chiaro. Ma ripeto, Khan è molto più forte e Kennen è sempre utile. Vediamo cos'altro tolgono. Se hanno bannato Talon, forse vogliono levare un po' di jungler. Vediamo se bannano Graves o Jace in top, oppure bannano dei jungler. Bannano Qiyana, attenzione. Molto interessante sto ban. Ricordiamo che rimane open Xinzao open, sì. Lissin ovviamente lo devono bannare dalle mani di Canyon, l'hanno già bannato, prima rotation, si vola, Leona ban, qui naturalmente support pick, inutile andare a prendere... Ah. Lì, Cristo Dio, e si vola! Perché? C'hai last pick? Il support è open, c'hai last pick, mi picchi top laner, perché? Perché non c'era altro che potevi giocare? Ragazzi, mi serve, mi servite voi in chat, perché hanno preso Graves adesso? Perché non c'era altro open? È broken, grazie al cazzo, ma vuoi sorprendere Khan? Buona fortuna a sorprendere Khan, ed eccolo qui per non lasciarlo a Khan. Siamo in finale dei mondiali, non siamo alle scuole medie in Italia, siamo in finale dei mondiali, cazzo. Vuoi piccare Graves? Beccati lo Yasuo nei denti e si vola. Hai sentito che Niski ha volano ovviamente fanatici umanoid, volano tutti i fanatici. Il Sith, the God of Time, è il dio del tempo. Lo Zilean del Magister sta spopolando, ragazzi. Yo Meiko, wala wala wala, bravissimo Beryl con Rakan. Vediamo le comp, ragazzi. Yasuo contro Yasuo contro Graves dovrebbe funzionare come Yasuo contro Gnar, solo che Graves ha leggermente più priorità ovviamente rispetto a uno Gnar, ma comunque, ragazzi, Yasuo appena arriva agli oggetti potete salutare Graves. Xinzao contro Jarvan, skill matchup, possono fare quello che vogliono entrambi. Ryze contro LeBlanc, entrambi gankabili, più facilmente Ryze su catena di LeBlanc. Rakan Zix, Zix rimarrà da solo, ragazzi, Rakan cercherà il roaming in mid su Ryze. Dall'altra parte abbiamo Alistella più una di carry e Jin, mi pare, sì. Veno un po' più forte, però non riusciranno mai ad avversare uno Zix. Molto molto bene, ragazzi, parte il primo game, Cina contro Corea. Stofiniamoci le mani, ragazzi, perché anche se la cerimonia ha fatto cagare, i game non faranno cagare, ragazzi. Mi è scesa una lacrimuccia quando ho visto Khan parlare nel video. Se questo dovesse essere il mio ultimo game, sono contento in finale dei mondiali. Lacrime in chat, ragazzi. Khan, è tuo sto mondiale. Let's go. Ah, sì, Zilean, bravi. Zilean contro Rakan. Actually mi piace per Rakan quel matchup lì. Però sappiamo quanto è broken Zilean. Parte ufficialmente la finale dei mondiali, Cina contro Corea, in quello che sarà il game più visto di sempre, perché in Asia sto game qua, fidatevi che ci sono miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, meno miliardi di miliardi di miliardi, una trentina di milioni. Movimento aggressivo di Gigi, molto bene Gigi, facciamo un applauso a Gigi, il rubato red di Canyon, mi piace. Ultimi scout in bot, Ghost e Beryl in difficoltà, attenzione ragazzi, potrebbe essere la prima kill, grande OPV di Beryl, straordinaria, riescono a prenderlo, first blood per scout, grandissima azione. Beryl ovviamente aveva il flash, ragazzi, ma siamo in finale dei mondiali, ci sta a non flashare in finale dei mondiali, Beryl, ci sta a non flashare. Era il Peridamon. Arriva scout, arriva Meiko. Meiko livello 5, attenzione che Gigi si butta in. Red lasciato, Beryl va in su Gigi. Full combo, ragazzi, ci abbandona il jungle dell'EDG, si gode, flank di Ghost, flank di Ghost, flank di Ghost, flank di Ghost, flank di Ghost. Inutile, bombe, 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 scout, cammina via, era il Peridamon. Molto, molto bene, Ghost tira un po' di bombe a caso per dire a fine game, guardate ragazzi, ho fatto danno anch'io anche se sono inutile. Ghost non è che la bomba di Zilean ti tritava, sai, leva 10.
Ah, metto proprio l'Herald mid secolo. Ah, ok. Perché hanno Ziggs, ragazzi. Quindi fanno Herald tinto W di Ghost. Sono rotation che puoi fare solo con Ziggs. Vediamo cosa succederà. Non credo ci sarà la kill della torre. No. È un po' forzato questo Herald. Io avrei aspettato leggermente. Probabilmente mancava un minuto alle placche. Volevano essere sicuri di prendere delle placche, ragazzi. Ovviamente hanno preferito la mid. Perché poi, ragazzi, andrà giù con un push into W di Ziggs, chiaramente. Va bene, dai. Sì, probabilmente Graves sta farmando un botto i golems. Il che però non spiega il fatto che Jarvan sia head di creep. Beryl in su Ryze, dash in, attenzione che Scout non flasha la combo di Beryl. Ragazzi, non, probabilmente stanno giocando, c'è un gentleman agreement di non usare il flash. Possiamo fare un applauso di incoraggiamento a sti ragazzi. Bravi, entrambi i team, ovviamente. 3 kill, 0 flash. Gli hanno tolto il tasto F dalle tastiere, esatto. Canyon starta l'era, ragazzi. Showmaker in per poccare. Rompi i coglioni a Zilia. Le leva un quarto di vita. Manca la catena. Le Blanca Bene dovrà andare in top a farmare. Forse ci sarà un fight. Vediamo, ragazzi. Cercano di poccare Meiko. La ulti deve proccare su Zilia, ma non arriva, ragazzi. Flash su Ghost. Ulti di Jarvan su Ghost. Scusate, anzi, ha proprio flashato. Muore. Lacrime in ciao. Beryl cade. Ghost è ulti sul posto. Becca Gigi. Gigi risorto. De cazzo di Walker Wolf from The Walking Dead. Bam. Gigi risorto. Preso campo di posizione, clamoroso 2-0 degli ADG. 3-0. Damwon molto in difficoltà e ci godo. Si imparano a trollare. Godo. Che non sia la rivalsa degli Zian player. Oh no. Poi dive in basso Khan. Khan in difficoltà. Vediamo se riuscirà a fare una delle sue giocate magiche, ragazzi. Doggia la combo di Jarvan dashando sul minion. Davvero Yasuo main. Molto bravo qui Khan, arriva Canyon, ma è guardato purtroppo lì, ma va benissimo così. Clearerà quella ward il Dottor Canyon, vantaggio degli ADG. Come avevo detto ragazzi, prima della partita, questa finale la vinceranno gli ADG. 3-0. Showmaker deve andare sempre su Zilean, ragazzi, non hanno visione. Purtroppo i Damwon saranno una ward dentro il pit, devono stare molto attenti a fare ste robe. Drago abbastanza regalato, ragazzi, into priorità mid. Vedo i Damwon un po'. Vedo i Damwon andare un po' a rilento, ragazzi. Una rotazione un po' random. Guardate Flandre, Basic, leggero su Khan. Piccano Showmaker, ragazzi. Piccano Showmaker. Ma Showmaker riesce a scappare. Cristo Dio, in difficoltà Scout. Però un HP si salva. Oh, sputate su Scout. Va bene, dai, hanno rischiato sia Showmaker che Scout qui, ragazzi. Ma entrambi hanno ancora i flash. Probabilmente è così. C'è un gentleman agreement per davvero se non usare il flash, ragazzi. C'è l'ultimo zio, ovviamente, che può rompere i coglioni. Qua ci sarà uno dei fight della partita. Probabilmente che deciderà il game. Terzo drago, ragazzi. Se le regie arrivano a questo cazzo, io ho bellissima combo di Showmaker su Scout. Scout tritato, ma arriva l'ultimo Zilean. Vediamo se riusciranno a killarlo. Il primo flash di Scout, clamoroso. Ghost si mette dietro, Ghost ha un HP. Mamma mia, Showmaker. Showmaker leggendario con LeBlanc, ragazzi. Scout però ha il TP. Ghost non ha il TP, quindi possono forzare istantaneamente questo drago con TP di Ghost. Con TP, scusate, di Ryze. Ryze arriva, Ghost non c'è. LeBlanc ci prova, non ce la fa. 5 minuti al fight finale. Clamoroso. Bel livello, ragazzi, ma troppo metodico questa call del Nash per essere una delle eroe più scuffed mai viste. Vediamo, ragazzi, sembra una call troppo da Italian level, leggibilissima, esatto. Gli ADG facilmente arriveranno qui convinti del Nash. Vediamo se fercheccano. Ziggs spocca un po' di E, tira qualche bomba. Khan dentro ancora l'ulti, Khan all'ulti, Khan al flash, Ghost al flash, Showmaker al flash, Showmaker può poccare. Tutti quanti a river, GG dietro il Nash, 5000, voglio la call di questo Nash, ma è clamoroso, è un flip clamoroso, mi piace il flip. Flandre, zona, Barry e Showmaker, ragazzi, è una call, ma quale flip, è una merda, Dio porco, vai per in mezzo al fight. Attenzione, potrebbe esserci qualcosa di clamoroso, di mai visto prima, è un fight mai visto, questo qua, team splittati, vanno in, ulti di Ghost, Scout con ulti di Zilla, Meiko tritato, Scout sarà con l'HP, Gigi cade, Gigi viva, Buffon! E Scout sopravvive, clamoroso, ma arriva Beryl con l'ulti, no, con lo Shirelia, sì, preso, tritato Viper, salta fuori Xil Zhao. Ma che cazzo dico, salta fuori Jarvan. IP di Khan, in top lane a 30 secondi dal cazzo di cosa, ingaggialo su Gigi, Gigi becca. Facile. Khan, ti consiglio di iniziare a pattare verso... Eccolo lì, Khan patto ovviamente verso mid. Drago 20 secondi, ragazzi. Possono fare solo una cosa, devono startare, esatto. Obbligati, ragazzi, perché non possono più contestare il posizionamento al drago. Questo sarà un 50-50.
Non possono contestare il posizionamento al drago, quindi perché sarebbe arrivato in ritardo, ragazzi. Questo è un 50-50 al Nash obbligato. Gigi contro Canyon, i due migliori jungler del mondiale. Showmaker poca Gigi, Gigi metà vita, drago 5k, Gigi si butta in. Tritato Showmaker, Gigi ancora in vivo con lo zone, con lo stopwatch, ragazzi. Non possono perdere il fight, c'è l'ultimo gira in anticipo di un'ora. Killano anche Canyon, ragazzi, crollano i Dawon. Crolla la speranza coreana. No, ragazzi, è solo il primo game, muore anche Beryl, muore anche Khan. Questo game finisce qui, ragazzi, provano a inseguire Ghost, ma Ghost è già morto. Ghost è già Ghost. Ghost è andato, tritato. Kitty incazzato a parte il scout. Nashor into soul, into game al 100%. E come avevo predetto, ragazzi, facile vittoria dell'ADG. E durante tutto il mondiale, palesemente il team migliore, giusto? Il game è finito, ragazzi. Un item e mezzo in più su Graves. Non c'è niente. Fa 1v9 Flanders sto game. Un item in più su Ryze. Un item in più su Jin. Non vedo modo di vincere sto game, a meno che di un troll clamoroso da parte degli ADG. Ma basta giocarla normalmente, ragazzi. Non devono neanche rischiare. Il game finisce. Inibitore bot, si muovono mid, torre mid, inibitore mid, poi possono muoversi top, far beccare Khan, pushare in top lane e finire il game. Game abbastanza semplice, vediamo se trovano i Dawon. Ricordate, ragazzi, quando avete inibitore mid, non siggiate in 5 su una torre, una persona deve flancare da mid. Così mettete in difficoltà quelli che li difendono. Gigi prova a ingaggiare, ulti di Ghost buttata al vento, ragazzi. La torre è solo un minuscolo granello di sabbia. Ulti in di Gigi, prendono Canyon che dasha su Gigi, ma Gigi è ancora vivo. Beryl si butta in, Beryl cancellato, Showmaker catene. Quello che dovrebbe essere messo in catene è proprio Showmaker. Clamoroso i Dawon dentro il Nexus, scappano. Statement clamoroso degli ADG, statement allucinante degli ADG. Sciolto Showmaker 1-0 e non hanno neanche sudato. Khan prova l'ulti di Yasuo per la prima volta durante la partita, giusto per provare l'animazione. Bravo Khan, qua respawna Canyon in base, ma verrà cancellato. E il Canyon c'è, ragazzi, è il buco di macro che hanno avuto il Dawon in questo game. Succhiateci il cazzo, godiamo. I Dawon vanno in mental, non credo, ragazzi, ma è un buono statement da parte degli ADG. Cancellato, bravo mate. Bravo Andrew. Ho capito che sono avanti di 10 secondi, è colpa mia se sono nel futuro. Dio cane, evolvetevi. Gigi sta giocando Jarvan da 8 partite di fila, ha sempre almeno 90% di kill participation. Mi sembra di bannarlo, vediamo, non si potrebbe essere un'idea. Pensa ancora che vincono i Damos, sì. Game un po' strano, ragazzi. Game un po' strano, secondo me hanno semplicemente provato uno Yasuo pick che non ha funzionato, ma va bene così. Ho visto dei game migliori al mondiale, ve lo dirò, ragazzi. Non è a livello di T1 contro Dawon questo game, neanche se vuoi. Per quello che mi ha dato, ragazzi, ho visto i Dawon semplicemente aspettare di perdere. Graves è andato troppo avanti e ogni fight faceva troppo la differenza. Per me quel pick di Yasuo era un pick semplicemente che volevano provare, altrimenti avrebbero giocato il matchup che sapevano, tipo avrebbero lasciato Kennen al posto di che avevo preso un Graves, avevo preso Jace, avevo preso quella roba lì, ragazzi. Volevano lasciare Graves per provare Yasuo. Ora, ragazzi, non proveranno Yasuo, giocheranno qualcosa di normale e i Dawon, ragazzi, pareggeranno 1-1, credo. Se vanno solo 0-2 potrebbe essere un grande problema, soprattutto per il mio pick. Non provi un pick in finale? Sì che provi. L'hanno fatto anche i T1. Anche i T1 hanno preso Yasuo. Ragazzi, posso emozionarvi di più della finale stessa con una partita a mia scelta di cui vi farò vedere il video di un fight? No? Secondo voi non vi emoziono di più? State dicendo questo? Va bene. Their team fight is incredibly strong. Look at this as well. They're doing the mountain to open up the Elder Drake as a potential win condition. We've seen G2 win every single one of these fights, which means that if they can force a fight around this Elder, this time they should be able to win. Woody, you can now step forward. Stai scammando la chat? Waiting in the darkness. Grass Blade, not the Water Blade, but out comes the Ornhorn. Caps fishing for one or two picks. They might not want to take the fight, but they do. They're still going to go in 4v5. Trying to peel away. Faker waiting. Trying to find an opportunity to go over the wall. The bar slot is not going to connect. It hits, but it will not secure any follow-up. Keep an eye on the cap stun. Ooh, he messes up the execution. Baits it out, though. Clint had to go up into the air. Vai su Clint! Because Clint is still going to go down. Zonya! Right to the backside. Caps goes golden. There's no one else to follow up. Khan's damage doesn't matter. But the ulti comes out. It's such a close exchange. For now, they're winning, but Perks is coming in. This is his hero moment. If he wants to turn this game, this could be the game. He gets the final moment. Faker is gone! Teddy's next on the list. There's no way he can duel Yasuo. Amon is coming in. Ciao, Magister, da quando la guardo e sono subo perso una divisione intera e sempre con le chat restrizioni. G2! Khan can't get it done! He can't, the Vladimir! They can't do it! This
is it! The greatest team in the history of League of Legends, taken down by the greatest team Europe has ever produced, FPX. Get ready, G2 is heading to Paris. Lacrime in chat, ragazzi, lacrime in chat, nulla da dire. Nulla da dire, ragazzi, sapete cosa mi manca? Sapete cosa mi manca di più, ragazzi? Ve la farò sentire questa cosa qui. E manca un botto anche ai giocatori, e ditemi se vi manca anche a voi. Questa roba qui manca, ragazzi. La crowd, il pubblico. Il casino del cazzo. Let's go, baby! Mi piace sta roba. Questo, ragazzi, era League. Clamoroso! Speriamo di rivederlo presto, ragazzi! Lo so quello che state dicendo, ragazzi, lo so! Ma Gilster è una finale dei mondiali, ma sembra un suo game normale di PG Nation. Lo so, ragazzi, che portavo più pubblico della finale dei mondiali. Calmi, calmi, lo capisco. Tornerò.